Buongiorno, buongiorno, oggi è lunedì 4 agosto, questa è la rassegna stampa di Video 33. Cielo sereno su gran parte del territorio altoatesino, attenzione, arriveranno le nuvole nel pomeriggio, temporali di calore anche a metà giornata, un lieve peggioramento per la giornata di domani martedì, poi da mercoledì in poi dovrebbe arrivare finalmente questa tanto attesa estate. La prima webcam che vi proponiamo questa mattina ci porta a 2757 metri di quota, vedete, tempo perturbato, però con presenza già di un po' di sole sul passo dello Stelvio. La temperatura qui sul passo dello Stelvio era di 2,8 gradi questa mattina alle 6:10. In regia abbiamo Mohamed Al-Masmoudi, diamo un'occhiata allora alle aperture dei quotidiani che troviamo in edicola. L'Alto Adige dedica la sua prima pagina, la sua apertura alla decisione del comune di vendere alcuni dei suoi gioielli. Si comincia con 35 alloggi per fare cassa, tutto ruota intorno alla città di Bolzano. La cronaca sempre a livello locale con il quotidiano Dolomite, in un fine settimana di sangue e di gravi incidenti in tutto l'Alto Adige. Il più grave è costato la vita ad una donna sulla superstrada Merano-Bolzano. La donna si trovava a bordo di una moto, per lei non c'è stato nulla da fare. La cronaca a livello nazionale ed internazionale con il Corriere della Sera, gli assalti alla natura e la bomba d'acqua, genesi di una strage, la firma è di Gian Antonio Stella, le denunce ignorate, l'alluvione sappiamo nella zona di Treviso, ma non solo, problemi in tutta Italia. La crescita ostaggio del debito, si passa alla politica, la spesa per interessi dal 93 è stata di 1 miliardo e 650 milioni di euro. Il governo si opporrà agli emendamenti che prevedono nuove uscite, chiedo scusa, 1.000 miliardi di euro. Fassina dice obiettivi irraggiungibili con i tagli. Il conflitto senza fine, il destino che si ripete da 66 anni a Gaza, la nascita dello Stato ebraico e l'ultimo scontro. E poi per il mondo universitario, medicina, addio ai test, no dei rettori per il piano della ministra Giannini. La cronaca cura del Sole 24 Ore per notizie a carattere economico, vedrete, troveremo una notizia che interessa da vicino anche la provincia di Bolzano, dove colpirà il nuovo catasto. Pistoia, Pesaro e Messina, i centri più a rischio, il divario medio a livello nazionale del 68%, si parla infatti della differenza tra i valori di mercato e le rendite attuali nelle città capoluogo di provincia. Per quanto riguarda Bolzano si posiziona al 15° posto, cioè una delle città dove il divario è maggiore, come detto, tra valore catastale e prezzo di mercato. La differenza è del 179% nel capoluogo altoatesino, dove il valore catastale medio è di 111.000 euro, per il valore di mercato medio, cioè lo stesso appartamento, una volta venduto o acquistato sul mercato, vale quasi il triplo, cioè 311.000 euro. Torniamo alla cronaca a livello locale con i quotidiani locali. Il quotidiano Alto Adige l'abbiamo visto, si occupa delle decisioni della città di Bolzano, del municipio per cercare di reperire risorse. Il comune mette in vendita 35 alloggi. L'assessore Pasquali interviene, abbiamo fatto uno studio, oggi porto in giunta la proposta che dà la prelazione agli inquilini. Treno del Mare si chiede ripristino, ma il capo ripartizione della provincia gela le richieste, non è economicamente sostenibile. Napolitano nell'obiettivo della nota fotografa Francesca Witzmann, tutto questo accade in Val Fiscalina. Per quanto riguarda invece la sicurezza per coloro che si spostano in sella alla propria bicicletta, il dossier dei punti a rischio delle ciclette a Bolzano, che ha il primato dell'estensione delle piste ciclabili, ma c'è da migliorare la sicurezza e la manutenzione. Anche il cristallo sotto la scure dei tagli, le associazioni italiane, dall'assessorato appena 5.000 euro per la storica rivista fondata da Nolet e Siena, Bertorelle dice un suicidio culturale. Rubano l'auto al vicino, fermati lui e lei, entrambi sono minorenni, in sostanza avevano trovato le chiavi di questa automobile. Il titolare pensava di averle perse, invece loro hanno deciso di farsi un giro per l'intera notte di sabato. Sempre per la cronaca, la Slavina di Moso in Valpassiria, i residenti chiedono adesso più sicurezza, e cioè la realizzazione di opere paravalanghe. Siamo nella zona di Merano Capoluogo, il Partito Democratico spostare la ferrovia per riunire i quartieri, trasferire le aziende troppo inserite nel tessuto urbano dell'area ex caserme, tra le richieste per la città del futuro anche i luoghi
luoghi di aggregazione per i giovani. Ancora siamo a Bressanone, Università di Padova, oltre 1000 studenti al via dei corsi estivi, due turni in agosto a seconda delle facoltà frequentate. Siamo allo sport con Tania, il successo di Tania sappiamo a Bolzano. Tania fa tris nel trampolino da 3 metri, nel GP di casa, terzo oro di fila, con una prestazione che la carica in vista degli europei. Una testimonianza per fare letteralmente un tuffo nel passato. Di Biasi e il meeting erano 50 anni fa, mi vengono i brividi, viaggio nei ricordi con l'angelo biondo di Bolzano. Ancora con la cronaca, siamo al tennis, al Città di Bolzano c'è anche Pecoraro, raggiunge nel tabellone principale Prader e Holzer. Ancora con lo sport, come ogni lunedì, ampia la pagina dedicata a quello che è accaduto nel fine settimana. Nello strappo finale, Rabensteiner va a tutto vapore, ci occupiamo di mountain bike. Alla Vecchia Ferrovia ben 1400 biker al via. L'Alto Tesino vince grazie alla marcia in più nell'ultima salita, nella femminile anche la Galdoni si impone nell'ultimo tratto. Diamo un'occhiata alla cronaca a cura del quotidiano in lingua tedesca Dolomiten, lo abbiamo visto poco fa in apertura, ci si occupa di sicurezza, ma ci si occupa anche di sicurezza per coloro che vanno nei boschi, infatti massima allerta da parte degli esperti per la presenza di zecche favorite anche dal tempo molto umido di questi giorni. Lutto nel mondo politico austriaco, ma non solo, per la scomparsa di Barbara Pramer, presidente del Nationalrat austriaco, una delle due Camere componenti il Parlamento austriaco. In Trentino c'è allarme per la presenza sempre più evidente di lupi. La minaccia è per le greggi, ma non solo. Ancora con la cronaca, esercitazione in grande stile nella zona di Caldaro nel fine settimana. Centinaia, i vigili del fuoco, ma non solo, che hanno partecipato alla simulazione del recupero di un'automobile e dei feriti caduti in un fossato. A San Felice, grande successo, oltre 7.000 non hanno voluto mancare l'appuntamento dedicato ai mezzi d'epoca. Si parla di trattori, si parla di autobus, si parla ovviamente anche di macchine. Grande festa nella zona di Sarentino per l'appuntamento di metà estate dedicato ai lavoratori e agli Arbeitnehmer dell'SVP. Sempre per la cronaca ci sono problemi in Alto Adige, ma non solo, per il traffico. Un fine settimana che è andato tutto liscio, si attende con massima attenzione il prossimo fine settimana. Ancora con la cronaca per la qualità delle mele, ci sono buone speranze in vista del prossimo raccolto, soprattutto grazie anche, come detto, alle condizioni meteo abbastanza favorevoli, nonostante la forte pioggia. Dall'apertura del quotidiano Dolomite, nella cronaca nera, con una serie di numerosi incidenti, il più grave nel fine settimana, che è costato la vita ad una donna di 56 anni di origine germanica. Si trovava in sella a questa moto, la tragedia si è consumata sulla Meibo, per lei non c'è stato nulla da fare. E ancora con la cronaca che arriva dalla Val di Vizze, inaugurazione della nuova centrale di Prati di Vizze, alla presenza delle autorità, ma soprattutto alla presenza dei numerosi residenti che hanno voluto visitare il nuovo impianto di produzione idroelettrica. E per finire, anche il quotidiano Dolomiten dedica spazio a Tania Cagnotto, che vince a Bolzano, va agli europei per difendere il suo titolo. Ci sono notizie anche riguardanti il nuoto, con Lisa Fischneider che parte per gli europei di Berlino e con Manuel Scavone, vuole rimanere in Serie B con la Pro Vercelli per quanto riguarda il mondo del calcio. È tutto per quanto riguarda la cronaca in lingua tedesca. Come sempre, noi ci fermiamo qualche istante e poi torniamo in studio per vedere che tempo farà nella giornata di oggi e nei primi giorni di questa settimana. Miss Italia, chiusa la bella, la bella chiusa. La selezione regionale di Miss Italia presso il Parco dei Cappuccini è chiusa. Sabato 19 luglio e sabato 9 agosto, tutte le informazioni su www.clausen.it. Benvenuti da Überbacher, abilità manuale, materie prime di qualità e i migliori ingredienti locali nelle sue 11 filiali tra la Val d'Isarco e la Val Gardena. L'azienda familiare di Lyon offre ai suoi clienti il miglior pane fresco, mezzelune e cannederli fatte in casa, una vasta scelta di torte fatte in casa anche personalizzate con foto, meravigliose prelibatezze e le più dolci fantasie.
Panificio pasticceria Überbacher, per buon gustai. Senfter, il gusto genuino dell'Alto Adige dal 1857. Spec Alto Adige Senfter. Qualità e gusto. Senfter, saper fare, saper vivere. La prima webcam, la seconda webcam di questa rassegna stampa vi porta come nostra abitudine nella zona di Merano, questa è la vista verso la Val Venosta e con la prossima immagine diamo un'occhiata a quello che accade proprio in direzione della città del Passirio. Vi ricordo come sempre che la collaborazione con gli esperti svizzeri di Ubimet e Meteo News ci permette di dare un'occhiata privilegiata a quella che è stata l'evoluzione delle condizioni meteo sulla nostra provincia nel corso delle ultime ore, in particolar modo nel corso della notte. Vedete assenza di nuvole su Nord Italia e quindi anche sull'Alto Adige, la grafica per capire ora quello che ci attende nella giornata di oggi. Vedete temperature minime e temperature massime in leggera risalita, le minime oscilleranno tra i 18-19 gradi, le massime varieranno tra i 29 e i 30 gradi tra Bolzano e Merano. Vedete presenza di nuvole, si attendono i classici temporali di calore, come detto in apertura della nostra rassegna stampa un peggioramento è previsto per la giornata di domani e poi da mercoledì in poi arriverà il bel tempo con l'innalzamento anche dei valori massimi. Io vi ricordo che gli aggiornamenti di queste previsioni sono a vostra disposizione su Facebook, Alto Adige Meteo, e come sempre anche all'interno del nostro sito internet nella sezione riservata alla Mediateca Online. L'indirizzo del nostro sito lo conoscete, www.video33.it. A vostra disposizione avete questa rassegna stampa, avete le edizioni dei nostri telegiornali, nella Mediateca Online, oltre agli aggiornamenti meteo, potrete rivedere i principali contributi filmati andati in onda nelle ultime ore. www.goinfo.it, questo è il portale All News da consultare per rimanere informati 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Alle ore 13 e alle ore 19 vi attendono le edizioni aggiornate dei nostri telegiornali. Vi lascio adesso come sempre all'agenda di questo lunedì, seguirà l'oroscopo. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e un buon inizio settimana. Was, wann, wo? Cosa, quando, dove? Il calendario delle attività culturali della settimana a cura della Fondazione Cassa di Risparmio. 4 agosto, musica dalla terra al cielo, concerto soave, Castelmareccio, Bolzano. Film La parte degli angeli, casa Josef Resch a San Candido, le 21. Per tutti gli appuntamenti visitate il sito www.cultura.bz.it. Ariete, la persona che amate ha bisogno di ricevere da voi delle attenzioni speciali. Fate per lei qualcosa di audace e di molto inconsueto. La farete felice. Toro, quella di oggi non sembrerà essere una giornata molto romantica. Tuttavia, sotto la superficie, le passioni si stanno facendo impetuose e presto saranno incontenibili. Gemelli, non consentite a nessuno di mettervi fretta. Preparate con cura ogni singola impresa e affrontate ogni impegno della giornata con calma e meticolosità. Cancro. Sarete insolitamente insensibili nei confronti dei sentimenti degli altri, ma in serata qualcuno riuscirà a spezzare la vostra corazza e a strapparvi un moto di umana simpatia. Leone. Potreste trovarvi a un crocevia oggi e non sapere quale direzione imboccare. Fidatevi del consiglio di un amico. Vergine, riuscirete a mantenere il vostro equilibrio a dispetto delle forti tensioni che turbano l'atmosfera a casa o al lavoro. Bilancia, vi sentirete attratti da chi ha il vostro stesso temperamento e condivide il vostro approccio più creativo alle cose. Insieme potreste elaborare un progetto comune. Scorpione, vi sentite fiduciosi e persino baldanzosi. Avete la sensazione di essere al centro del mondo, ma attenzione, non tutti la pensano come voi. Sagittario, sarete più interessati all'attività fisica che alla ricerca intellettuale. Oggi dedicatevi al corpo e ai suoi bisogni. Capricorno,
Durante la prima parte della giornata sarete silenziosi e inclini all'introspezione. Più tardi, però, tenderete a condividere le vostre opinioni quasi con chiunque. Acquario, i vostri desideri e i vostri bisogni sono in aumento e oggi non sarà facile riuscire a stabilire il giusto equilibrio tra i molti impulsi contrastanti. Pesci, se volete che il vostro lavoro produca i frutti desiderati, dovrete essere tenaci e precisi fino alla pedanteria.